1. Su uno spuntone di roccia appesa al cielo, da solo, senza nessuno con cui fare amicizia, viveva uno. Uno era l'ultimo sopravvissuto della sua specie. La sua astronave, in rotta per chissà dove, aveva avuto un guasto e uno era atterrato sul primo pianeta a portata di galassia, proprio in cima alla montagna. Da allora era rimasto solo e non si ricordava più il suo vero nome, perché uno era il nome che gli avevano dato tutti. Era così che lo chiamavano ogni volta che provava a chiacchierare con loro, a giocare con loro e a stare con loro. Spiacenti, ma tu non sei come noi tutti, non sei dei nostri. Sei uno diverso. Uno sapeva di essere uno perché lo dicevano tutti, anche se provava in tutti i modi a essere come tutti gli altri, tutti i giorni. Salutava con un enorme, gigantesco sorriso, mentre dall'emozione il suo viso diventava dei colori dell'arcobaleno, dicendo: ciao amici, come va? Si vestiva con abiti sgargianti di tutti i colori, di tutte le stagioni, tutti assieme. Faceva i disegni, tanti, che attaccava sulle pareti di tutta la scuola. Beveva le bibite con la cannuccia dal naso. Giocava a pallone, ma a modo suo, facendo sempre gol nella rete della propria squadra, ma in quella avversaria. Insomma, per quanto si impegnasse, tutti gli dicevano: uno, ma sei proprio diverso da noi tutti! Così uno, tutti i giorni, ritornava triste e sconsolato alla sua astronave, che dondolava al vento lassù sullo sperone della montagna. Si preparava il tè con 30 vassoi di pasticcini, leggeva qualche libro e poi si metteva a dormire, abbracciando il suo peluche preferito. Fino all'indomani, quando avrebbe di nuovo provato a essere come tutti. Una notte però, mentre si stava preparando per andare a letto, sentì un forte rumore di ferraglia e un botto. Uscì di corsa e vide che proprio accanto alla sua astronave ne era atterrata una più piccola, molto malconcia e rumorosa. Oh mamma, chissà chi ci sarà! Per la paura si precipitò sotto le coperte, chiudendo bene a chiave la porta. Mentre tremava, abbracciato il suo peluche, sentì bussare alla porta. Uno, che aveva una gran paura, ma era anche curioso, decise di alzarsi a guardare dallo spioncino. Sì, c'era qualcosa, o meglio, qualcuno.
era la creatura più bizzarra che avesse mai visto, con tante lucette che si accendevano e spegnevano a intermittenza. Sicuramente arrivava da una galassia ancora più lontana della sua. Uno socchiuse la porta. Ciao amico, mi chiamo qualcuno, piacere di conoscerti. Posso entrare? Sono proprio stanco e affamato, disse lo strano essere, allungando le zampe, che forse erano pinne oppure ali squamose. Neanche per sogno, urlò spaventato uno, chiudendo in fretta la porta. Brrr, è la creatura più diversa e stravagante che abbia mai incontrato, pensò uno da sotto le coperte, stretto al suo peluche. Quel brrr era dovuto un po' alla paura, ma soprattutto al freddo. Soffiava infatti un forte vento di tramontana che faceva dondolare la sua astronave e quella del nuovo alieno come due altalene del parco. Di lì a poco sarebbe scoppiata una tremenda tempesta di neve. Fuori il vento ululava, mentre dentro la testa di uno, anche se ben coperta dal cuscino, una parola continuava a riecheggiare. Amico. Il piccolo buffo alieno l'aveva chiamato proprio così. Tutti lo chiamavano uno, nessuno l'aveva chiamato mai amico. Si ricordò del freddo che sentiva dentro ogni volta che tutti lo evitavano. A uno scese un lacrimone e poi fu lui a scendere dal letto di corsa per aprire al suo nuovo amico. Aspetta, rimani, non andartene. Non sei come me, ma sei qualcuno. Se ti fa piacere, puoi rimanere qui per questa notte. Forza, entra. Non vorrai mica congelare. Grazie, grazie, disse qualcuno. La mia astronave è volata via con il vento. Uno afferrò la zampa, pinna, ala di qualcuno e abbracciandolo stretto l'accolse nella sua casa. Sei tanto diverso e buffo, qualcuno, ma hai un cuore che batte proprio come il mio. Da quel giorno uno ebbe qualcuno di cui essere amico. Divennero davvero amici, per la pelle, per le pinne e le ali, tutte assieme. Uno e qualcuno salutavano con un enorme, gigantesco sorriso, mentre dall'emozione i loro visi diventavano dei colori dell'arcobaleno, dicendo: ciao amici, come va? Si vestivano con abiti sgargianti, di tutti i colori, di tutte le stagioni, tutti assieme. Facevano i disegni, tanti, che attaccavano sulle pareti di tutta la città. Bevevano le bibite con la cannuccia dal naso. Giocavano a pallone,
a modo loro, facendo sempre gol nella rete della propria squadra, mai in quella avversaria. Ridevano come matti, perché insieme si divertivano da matti. Tutti iniziarono a guardarli in modo diverso. Uno e qualcuno non sono uguali, ma vanno d'accordo e sono proprio amici. Che forza! Piano piano l'astronave cominciò a essere un po' stretta, ma molto più felice. Tutti iniziarono a fare visita a uno, portando chi un sorriso, chi dei lacci di scarpe annodati, chi un pallone bucato, un dolcetto bruciacchiato, una super cannuccia rotante o un abbraccio. Tutti doni diversi, perché ognuno dei tutti era unico e straordinario, come uno e qualcuno. E nessuno aveva più paura di fare cose diverse, come una giravolta in aria, gridare a squarciagola, dipingersi di colori, saltare nelle pozzanghere o sbagliare un tiro in porta. Quando in una notte gelida qualcuno sceso da una navicella bussava alla porta dell'astronave che si trovava lassù, su uno spuntone di roccia appesa al cielo, non dissero mai che non poteva stare lì perché non era il suo posto o era una creatura diversa da loro. Ma aggiungevano un lettino, un peluche, una tazza di tè, 30 vassoi di pasticcini e, stringendosi un po' per fargli spazio, dicevano: «Su, raccontaci di te!» «Amico!» La maestra Selene. Testo di Isabella Paglia, illustrazioni Andrea Scoppetta, editore Giunti Colibrini.